Solo voto contrario del Movimento 5 Stelle ha preso servizio la commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in merito all'indagine Cheu. La presidente è Elisa Meini della Lega. Mazzeo deve essere uno strumento per dare risposte alla Toscana e ai toscani. L'indagine Cheu, ma non solo. La commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose promette di essere uno strumento a 360 gradi, in grado di individuare i pericoli derivanti dalla criminalità organizzata nel suo complesso e porre un argine. Se è pur vero che rispetto al Parlamento, quella messa in piedi dal Consiglio regionale, hanno poteri limitati, dai componenti c'è il pieno impegno ad andare fino in fondo a ciò che è accaduto lungo la strada 429 e nel distretto conciario. Lo ha promesso Elisa Meini, nominata presidente. Il mio compito sarà quello di fare da collante con associazioni, prefetti e tutti coloro che vorranno essere ascoltati. C'è molta attesa su quello che faremo e il nostro compito sarà vigilare sul passato, ma anche offrire proposte serie e concrete per il futuro, ha affermato la consigliera della Lega. Mi aspetto sicuramente di partire con una chiarezza su quella che è stata l'inchiesta che ha travolto purtroppo la nostra regione, però non ci fermeremo assolutamente lì, perché purtroppo lo abbiamo visto, in Toscana la mafia c'è, esiste, e il compito della Commissione e dei consiglieri regionali deve essere quello di far sì che si applichino, si studino delle nuove norme per far sì che tutto ciò non si ripeta dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, soprattutto per il periodo di pandemia che stiamo attraversando, la crisi economica che ci ha travolto, purtroppo attira anche questa criminalità organizzata. Quindi il nostro compito in primis sarà quello di tutelare il tessuto economico della Regione Toscana, studiare il mondo imprenditoriale e far sì che ulteriori infiltrazioni mafiose non si ramifichino nella nostra regione. Nel presentare il cronoprogramma dei lavori, Meini si è concentrata proprio sull'importanza di non lasciare indietro nessuno, in maniera da toccare tutti gli ambiti della questione. Si preannuncia perciò una lunga serie di audizioni. Il calendario dovrebbe essere stilato la prossima settimana. Il nostro regolamento prevede che la commissione abbia la durata di 3 mesi, prorogabili per altri 3 mesi, quindi nel giro dei 6 mesi noi sicuramente presenteremo al Consiglio regionale una relazione. Nei prossimi giorni si riunirà l'ufficio di presidenza per fare una calendarizzazione più che delle date di come vogliamo improntare la commissione, perché io ho una mia idea su quelli che saranno i soggetti che dovranno essere uditi in commissione, su come dovremo svolgere l'attività della commissione, però voglio condividerlo con l'ufficio di presidenza perché credo che questo debba essere un lavoro collegiale e non di un partito, di una coalizione, ma di tutto il Consiglio regionale. Io chiederò sicuramente che vengano uditi alcuni dei soggetti coinvolti nell'inchiesta, chiederò che vengano uditi i prefetti di tutte le nostre province, perché sicuramente sono quelli che sono a contatto più con la questione della criminalità organizzata, e chiederò anche di coinvolgere le associazioni che si occupano di mafia in Italia ma anche in Toscana, perché credo che lo studio che loro fanno tutti i giorni, quotidianamente, l'impegno che loro mettono debba essere riconosciuto anche da questa commissione, e noi abbiamo bisogno di persone come loro che ci diano un supporto per far sì che tutto questo in Toscana non si verifichi nuovamente. La commissione ha trovato il pieno sostegno di Antonio Mazzeo, che ha evidenziato come possa servire da base per far fare un salto in avanti alla regione. Come da impegno preso in Consiglio regionale, in pochi giorni si è insediata la commissione, è stata eletta la collega Elena Meini presidente, a lei auguri di buon lavoro. Questo è un lavoro che dobbiamo mettere a disposizione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini della Toscana. Il dato più importante è che non c'è stata differenza tra le forze politiche. Qui va
ha innalzato un muro contro la criminalità organizzata. La Toscana è sempre stata una terra che questo muro l'ha avuto molto alto e gli eventi delle ultime settimane ci fanno preoccupare tanto, e per questo è necessario che quella commissione vada in profondità, audisca tutti i soggetti che possono essere interessati e costruisca le condizioni perché la Toscana sia sempre più una terra libera dalle infiltrazioni mafiose. Il Presidente del Consiglio regionale si è poi soffermato sull'attuale. Da una parte fare chiarezza su quello che è accaduto con l'inchiesta Cheu, dall'altra analizzare la campagna di vaccinazione, cosa alla quale sarà deputata la Commissione speciale. Dopo 7 mesi non pensavo che mi sarei trovato ad affrontare tutto questo, ha affermato il consigliere. Ma devo dire che neanche io mi sarei immaginato, dopo 7 mesi dalla mia elezione a Presidente del Consiglio, di dovermi trovare ad affrontare queste difficoltà. Sul tema, io dividerei le due questioni, sul tema della mafia tutti i soggetti politici insieme, come ho detto, hanno voglia di alzare un muro, perché la Toscana è qualcosa di diverso di quello che viene raccontato in questi giorni. Per quanto riguarda i vaccini, io spero che la Commissione parta davvero, che riescano, io come Ufficio di Presidenza ho definito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, mi auguro che lo scelgano al loro interno e inizino a svolgere un compito che avevamo dato a quella Commissione, supportare il Presidente Gianni, la Giunta, per fare in modo davvero che arriviamo velocemente a vaccinare più del 70% dei cittadini. Io penso che questa giusta correlazione che esiste tra la Giunta e il Consiglio possa aiutare a fare ancora meglio di come si è fatto in questi mesi. Voto convinto alla Commissione è arrivato da Lucia De Robertis, eletta alla vicepresidenza, e Maurizio Sguanci, la consigliera del PD, ha applaudito l'iniziativa, sostenendo che dovrà mettere in campo tutte le pratiche per individuare rischi di infiltrazione. Opinione condivisa dal rappresentante di Italia Viva, che però ha sottolineato come l'obiettivo prioritario non sia sostituirsi alla magistratura. Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia ha aggiunto che bisogna fare piena luce sull'accaduto, in maniera tale da dare sicurezza sia agli imprenditori che ai cittadini. Che la Regione metta in atto quelle procedure, quelle attenzioni, quelle modifiche normative laddove fossero necessarie per evitare che chi molto più bravo di noi a volte riesce a infiltrarsi nelle maglie delle leggi, dei regolamenti, delle delibere, delle interpretazioni. Questo io mi auguro questo, di riuscire attraverso le audizioni di ascoltare tanti soggetti e di capire se la normativa regionale davvero riesce a mettere in sicurezza questa regione dalle infiltrazioni mafiose, o perlomeno fa quello che può fare rispetto alla capacità e alla possibilità che abbiamo noi di normare tutta una serie di attività per evitare che chi vuol fare della regione una terra dove tutto si può fare ha sbagliato regione. Il nostro impegno sarà non tanto quello di occuparci dei fatti occorsi, perché quello è compito della magistratura, ci sono indagini in corso, quindi non saremo noi ad intralciarla. Cercheremo di contattare tutte le prefetture per capire lo stato dell'arte che la fragilità in questa regione in qualche modo ha portato. La pandemia ha portato questa fragilità nella regione. Chiaramente in un momento di così grande difficoltà economica per le cosche mafiose è assai più facile penetrare il tessuto produttivo. Noi cercheremo di capire quali sono le criticità in modo da poterle poi prevenire portandole alla luce del sole e poi adottare tutti quelli che saranno i provvedimenti che noi riterremo necessari in Consiglio affinché tutto questo venga scongiurato. Noi come tutti i toscani ci aspettiamo trasparenza, ci aspettiamo informazioni, ci aspettiamo di capire la realtà non soltanto dei rapporti economici che vedono purtroppo coinvolta anche la mafia, l'andrangheta nel territorio toscano, quanto di capire l'entità del disastro ambientale che determinate operazioni hanno comportato, e conseguentemente ci aspettiamo naturalmente di avere dati, notizie, informazioni siano utili al governo regionale toscano non solo per tagliare definitivamente cordoni con alcuni ambienti malavitosi, ma anche e soprattutto per garantire ai cittadini e alle imprese pulizia, anche pulizia ambientale, e soprattutto
la possibilità di operare in un sistema economico corretto. Io credo che i cittadini debbano recuperare fiducia nel sistema, soprattutto perché il sistema faccia chiarezza nei confronti di certi gruppi, di certi comportamenti e garantisca appunto sicurezza e benessere. Questo è l'obiettivo della politica, poi ci si divide sulle cose da fare, non ci si può dividere di fronte alla mafia e all'andrangheta e quindi per questo siamo qui oggi a assumere una bella responsabilità nei confronti di tutti i toscani, lo faremo speriamo a testa alta. L'unico voto contrario nei confronti della Presidente e della Vicepresidente è arrivato da Irene Galletti. La rappresentante del Movimento 5 Stelle ha motivato la decisione parlando di una scelta non sulle persone, ma sul metodo e lamentando ancora una volta il mancato coinvolgimento del Movimento nel confronto con le opposizioni. Ancora una volta è stato utilizzato il metodo di escludere il Movimento 5 Stelle dalla discussione che è diventata monopolio da una parte della coalizione di maggioranza e dall'altra dalle opposizioni del centrodestra. E la cosa curiosa è che l'unico gruppo regionale che sicuramente non ha avuto nessun contatto di nessun tipo anche durante la campagna elettorale con chi in questo momento è oggetto di inchiesta è stato proprio il Movimento 5 Stelle, quindi probabilmente l'unico che poteva garantire un'assoluta lontananza dai temi molto difficili che saranno trattati in questa commissione, alla quale comunque auguro buon lavoro e a cui do subito una prima indicazione, secondo me, di come si dovrebbe impostare. Cercare di fare un'esatta panoramica della situazione ambientale in Regione Toscana che ha coinvolto non soltanto lo scandalo Keu, ma anche altre iniziative dove ci sia un coinvolgimento della criminalità organizzata e cercare anche di fotografare quelle che sono le carenze del Consiglio regionale e della Giunta per quanto riguarda la permeabilità a fenomeni di tipo corruttivo, ma anche e soprattutto di infiltrazioni di organizzazioni malavitose e connotazioni di carattere mafioso. E su questo devo dire che è un peccato non aver sfruttato le indicazioni che sono arrivate dalla Fondazione Caponnetto e dalle molte persone che sono state audite nel 2018 durante la commissione d'inchiesta rifiuti, all'epoca presieduta dal Movimento 5 Stelle. Ciò che è emerso da quella commissione e dalle audizioni sarebbe stato già fondamentale per non arrivare alla situazione in cui oggi ci troviamo. Per quanto riguarda l'inchiesta, nel frattempo la Commissione Ambiente, con voto unanime, ha abrogato il contenuto dell'emendamento introdotto il 26 maggio 2020, finito sotto la lente dell'indagine Keu della Procura Antimafia di Firenze. Emendamento che il Presidente della Giunta, Eugenio Giani, ha definito superfluo alla luce delle valutazioni attuali, dell'esaustiva relazione resa dall'assessore Monni in aula ad aprile e anche dal fatto che non ha prodotto alcun effetto.